Audio Jungle. Buonasera ed eccoci tornati a Wisp Sport per tutti. Oggi abbiamo un nuovo ospite, è il dottor Carlo Di Berardino, che è uno psicologo clinico e il direttore del Centro di Psicologia Clinica di Pescara, direttore della scuola di specializzazione di psicoterapia CBT, che è anche riconosciuta dal MIUR. Dottor Di Berardino, benvenuto e buonasera. Buonasera a lei. Allora, entriamo subito nel vivo di questa nostra puntata, perché sono diverse le domande che le vorrei porre. Allora, innanzitutto cominciamo con una domanda che è quasi un classico in questo periodo. Che cosa ci può consigliare in questa fase di post-lockdown? Siamo da pochi giorni usciti dal lockdown. Che consiglio ci dà? Allora, io volevo un attimo inquadrare una slide che ho fatto appositamente durante l'ultimo convegno che ho fatto proprio sul tema il 19 marzo, sugli effetti del lockdown. Quello che bisogna tenere presente è che dopo il lockdown, quella con l'apertura quindi della disponibilità all'accesso, una maggiore libertà di movimento, eccetera, chi è rimasto in una condizione di distanziamento sociale, di limitazione della libertà personale, ha di fatto ridotto le proprie resistenze del sistema immunitario. Il che significa che nel momento in cui esce ha delle difese immunitarie più basse, e questo spiega come mai a distanza di qualche mese e di poco tempo c'è un effetto di rimbalzo che produce chiaramente una diminuzione delle difese, quindi una probabilità in più di poter rimanere contaminati. Ora, per fortuna, questa cosa è ridotta, perché sappiamo che il vaccino comunque ha prodotto i suoi effetti. Speriamo che questa soluzione ci aiuti ad avere un effetto rimbalzo meno dannoso di quello che è successo in passato. Senta, dottore, ma quali sono i disturbi più frequenti che si sentono, che vengono denunciati? Le conseguenze più frequenti del post-Covid sono, innanzitutto, noi del centro, che si è di recente convenzionato con la WISP, abbiamo attivato un servizio che già preesisteva. Abbiamo potuto constatare alcuni fenomeni nuovi. Uno di questi si chiama sindrome di long COVID, che interessa chi è stato colpito già dalla malattia e quindi presenta dei periodi successivi, problemi post-traumatici come la paura di riammalarsi con una sintomatologia di tipo ipocondriaco. Poi c'è il classico evitamento esperienziale. Io ho sentito telefonare molta gente che mi chiede che ha paura di uscire e ha conseguentemente attacchi di panico, attacchi d'ansia generalizzata. Poi è chiaro che la permanenza di comportamenti protettivi compulsivi di controllo legati alla paura del contagio persistono nonostante siamo in una fase di post-Covid. L'altra questione abbastanza frequente è l'insonnia e spesso sintomatologie depressive dovute al lutto, perché molte di questa gente ha perso dei cari, ha perso parenti, ha perso amici. Tutto questo ha un effetto di un'elaborazione della sofferenza legata al lutto. Un'altra cosa che viene trascurata in questo periodo sono le conseguenze destabilizzanti dovute all'eccessiva dipendenza da internet, dallo smart working, PlayStation, cyber sexual addiction, internet, producono degli effetti
che possono somigliare molto agli attacchi di panico, ma ci sono situazioni di estraniazione, di difficoltà attentiva, soprattutto di iperattività. Molti vivono questa difficoltà di mantenere uno stato di quiete e di calma. Quindi c'è un aumento quindi di consumo anche psicofarmacologico, perché molte di queste persone escono da una situazione stressante e subiscono quindi ovviamente delle conseguenze. Senta, noi sentiamo parlare da un po' di tempo, ma ne ha parlato anche lei prima quando ha proiettato la prima slide, del cosiddetto effetto rimbalzo, che in medicina, se non sbaglio, è chiamato effetto fenomeno rebound. Ma che cosa significa realmente e quali rischi comporta? Esattamente quelli che ho appena descritto, cioè una fragilità del sistema immunitario che necessita di particolare attenzione. L'attenzione che è più focalizzata attualmente nella ricerca clinica si chiama resilienza. Il tema viene trattato da diverse dimensioni. Quella che interessa a noi clinici della psiche è quella di capire che cosa o cosa possiamo fare per venire incontro a questa capacità dell'organismo di sapersi difendere dallo stress. Quindi, chiaramente stiamo parlando di resilienza, che è la capacità di riprendersi in tempi relativamente brevi da una condizione stressante. Quando noi subiamo una situazione stressante a livello emotivo, questa si può trascinare per giorni, può creare addirittura un disturbo post-traumatico. Altre volte invece alcune persone hanno la capacità di recuperare molto più brevemente. Quindi il tempo di recupero dalla situazione stressante è in effetti la resilienza. Quindi come aiutare a aumentare in qualche modo questa nostra capacità di difesa? Quelle che noi siamo più propensi, e questa forse è la ragione per cui faremo questa intervista, è che lo sport ha una rilevanza fondamentale, cioè credere che noi risolviamo il problema della contaminazione da Covid con l'immobilità statuaria e la passività è un assurdo. Quello che dicevamo poco fa, questo aumento di stress indebolisce fortemente il sistema immunitario, quindi indebolisce conseguenzialmente anche la resilienza. Quindi bisogna fare sport, bisogna fare attività positive che aiutano a recuperare uno stato emotivo il più possibile normale. Quindi c'è comunque la necessità di una stabilizzazione emotiva. Per questo noi abbiamo istituito anche questo servizio di consulenza psicologica, quindi un miglior controllo emotivo, una migliore autoefficacia, e quindi non rispondere in maniera automatica, perché io posso sentirmi a disagio e mi fumo una sigaretta ed è la peggiore cosa che posso fare. Mi sento triste e sto lì col cellulare a smanettare per ore. Se invece io mi chiedo di cosa ho bisogno in questo momento, e quindi provo a farmi una passeggiata, a uscire con un amico, o telefonare a una persona cara, io sto rispondendo realmente al mio bisogno, quindi non sto mettendo in atto degli automatismi che aumentano il disagio invece che risolverlo. Quindi questa è una cosa importante. Un'altra cosa che noi vi abbiamo proposto, che riteniamo sia fondamentale, è anche la mindfulness. Noi siamo diciamo, master che abbiamo organizzato sulla mindfulness, oramai sono storici, a Pescara abbiamo introdotto, forse si può dire noi, la pratica della consapevolezza della meditazione, che lavora molto sulla capacità di mantenere coerenti con i nostri stati d'animo, mantenere quindi un equilibrio psicofisico. Senta, dottore, proprio a proposito della resilienza, che come ci ha correttamente spiegato lei ora, tra parentesi, è anche un termine che da un po' di anni sentiamo spesso, lo abbiamo sentito soprattutto durante questa pandemia, tant'è che ora si parla del PNRR, che è praticamente il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Si parla di autocontrollo emotivo.
Ma come facciamo a controllarci, visto che molto spesso noi siamo appunto vittime di un'emotività che non riusciamo a gestire, e questo ci provoca non solo stati di malessere, ma addirittura in casi estremi ci provoca anche delle vere e proprie fobie. No, non solo, disturbi psicosomatici in quantità notevole in rapporto alle nostre vulnerabilità. Quando noi affondiamo l'acceleratore su uno stato di attivazione nervosa troppo alta, noi creiamo una disfunzione sul sistema nervoso vegetativo e centrale. Questo produce effetti sulle nostre vulnerabilità. C'è chi la vulnerabilità ce l'ha a livello cardiaco, chi ha a livello digestivo. Questo può produrre delle vere e proprie sintomatologie psicosomatiche, sono quelle che noi chiamiamo malattie da stress, ma sono quelle che sono in notevole aumento proprio per quell'effetto del cambiamento di stile di vita della nostra libertà personale. Un altro aspetto che è venuto fuori nella ricerca dell'ACT è quella della distinzione fra il dolore pulito e il dolore sporco. Quando noi siamo tristi, perché abbiamo comunque avuto un'esperienza negativa, che può essere un lutto, una lite, una malattia o preoccupazioni varie di motivi di lavoro, noi proviamo dolore perché siamo in sofferenza. Il dolore sporco invece è quello che noi mettiamo in atto per liberarci da quel dolore e non assumerlo consapevolmente per chiederci di che cosa abbiamo bisogno. Questo motivo di coping difensive negative, come facevo prima l'esempio del sentirsi tristi e fumarsi una sigaretta o bersi un bicchiere di vino, non producono un effetto di resilienza, non aumentano le nostre capacità di difesa e aumentano invece, e quindi diminuisce la capacità di autocontrollo. Ecco perché noi lavoriamo molto sulle capacità di blocco della reazione automatica e di una risposta consapevole, cioè chiederci, e quindi occorre una intimità emotiva personale, di chiederci perché abbiamo tanta difficoltà a stare in contatto con la parte intima di noi stessi, con le nostre emozioni, con i nostri bisogni e con i nostri valori. Ecco, questo è un modo che noi possiamo acquisire anche tramite la meditazione di mindfulness che ci aiuta a recuperare questa intima consapevolezza personale. Ed è proprio a proposito del respiro e quindi di una risposta consapevole che noi le volevo chiedere appunto che cosa ne pensa della meditazione. Lei è anche un teacher del mindfulness, che è qualcosa che comunque si sta diffondendo molto, comunque di cui si parla con grande insistenza. Sì, io sono teacher di mindfulness, pratico la mindfulness ormai da 18 anni, l'abbiamo applicata in campi diversi, in cardiologia, l'abbiamo applicata anche in problematiche relative alla depressione, eccetera. L'aspetto, diciamo, qualificante, tanto per entrare in una dimensione scientifica, è che la meditazione dimostrava, negli studi fatti ad Harvard dal direttore Davidson, Richard Davidson, che la mindfulness attiva l'emisfero prefrontale sinistro, quello che blocca tutte le reattività negative, l'aggressività, la violenza, i comportamenti disadattivi, sono controllati da un nucleo che si chiama amigdala, un nucleo subcorticale, che presiede all'attività di attacco e fuga. Quindi ogni volta che noi mettiamo un comportamento disadattivo aggressivo, significa che non abbiamo controllato questa parte profonda del cervello. La mindfulness consente di potenziare l'emisfero prefrontale e quindi di ritardare l'attivazione dell'amigdala e questo produce resilienza, cioè la capacità di autocontrollo. Quindi con la mindfulness si può imparare e poi procedere individualmente, non c'è più necessità di avere un teacher, insomma. Non solo, ma la mindfulness è applicata nello sport, perché è quella disciplina che aiuta a migliorare il livello dell'attenzione, migliora la capacità della resilienza, perché anche lo sportivo ha bisogno di recupero dallo stress, e quindi una migliore attenzione selettiva. E quindi riduce i tempi di distrazione. Sappiamo bene che quando una persona è ben connessa a livello mentale e corporeo, produce degli effetti straordinari. Quindi questo va a potenziare l'attività sportiva. E poi c'è una capacità prospettica positiva, perché questa attivazione dell'emisfero prefrontale sinistro produce emozioni positive, quindi ha un effetto antidepressivo.
Benissimo, allora dottor Carlo Di Berardino, io la ringrazio e la saluto, è stato bravissimo nel concentrare in un lasso di tempo molto breve, insomma, dei punti molto importanti e la volevo salutare permettendole però di darci un consiglio. Che cosa ci può consigliare a noi e a tutti coloro che ci seguono da casa? Ma il consiglio che noi possiamo dare è che abbiamo stabilito con la WISP una convenzione, con la nostra associazione AIMI, che è un'associazione di volontariato che si occupa proprio di mindfulness e quindi di yoga, che chi vuole consultarci per problematiche psicosomatiche, da stress e una serie di patologie che ho elencato poco fa, può telefonarci, prendere contatti con noi, per avere anche la possibilità di fare una pratica di mindfulness. Noi tutti i venerdì attiviamo un gruppo online, quindi direttamente da casa, a persone che vogliono iniziare a fare questa pratica di mindfulness. Lo possono fare telefonando e mettendosi in contatto con il nostro gruppo tutti i pomeriggi dalle 18 alle 20. Benissimo, e allora grazie, grazie dottor grazie Di Berardino. Grazie a voi amici e telespettatori che ci seguite da casa e appuntamento alla prossima puntata con WISP Sport per tutti. Audio Jungle. Audio Jungle.